Salve Bedrockers, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vi mostrerò la nostra idea per una farm di cactus invisibile. Questo è quello che vi servirà per costruirla. E dal solito vi consiglio di fare uno screenshot a questa schermata per avere la lista sempre sott'occhio. I blocchi temporanei 18 lì di terra che vedete in basso sono solo indicativi. Non vi servirà portarveli dietro. Ne faremo già abbastanza durante la costruzione della farm. Questo perché? Per iniziare bisogna scavare una buca 11x11 e profonda 7 blocchi. Noi partiamo scavando il perimetro, che come dicevo prima dovrà essere un quadrato lungo 11 blocchi da ogni lato. Fatto questo, sarà molto più difficile sbagliare. Procediamo quindi a scavare la nostra buca profonda 7 blocchi. Un appunto, non appena scenderete un po', molto probabilmente troverete pietre. Quindi portate un piccone con voi per velocizzare il processo. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. E mettiamo subito 4 torce sulle pareti per evitare che in seguito possano spawnare mob ostili. Contiamo 6 blocchi partendo da un angolo. E piazziamo la nostra torcia. L'altezza non è importante, ma mettetele più o meno al centro della parete. Ripetiamo il processo con le restanti torce. Ed una volta finito, bisognerà scegliere un angolo che diventerà l'ingresso della nostra farm. Piazziamo quindi 6 scale a pioli e torniamo su. Lasciate libero il blocco dove abbiamo appena messo le scale e tappiamo tutto il resto del buco. Vi consiglio di farlo il prima possibile, perché dovesse arrivare la notte mentre voi siete dentro, in poco tempo vi trovereste a nuotare in una piscina di mob. Non ci rimane che piazzare una botola e torniamo giù. La chiudiamo ed adesso possiamo lavorare in tutta serenità. È il momento di iniziare a costruire supporti per i nostri cactus. E per farlo bisogna spostarsi di 3 blocchi da un angolo, ne lasciamo 2 liberi dal muro e piazziamo il primo blocco temporaneo, che dovrà trovarsi a 2 blocchi di distanza da entrambe le pareti. Adesso bisogna piazzare gli altri, lasciando un blocco libero fra ognuno di loro e creando delle righe di 4. Il risultato sarà questa sorta di scacchiera. Prendiamo adesso 16 blocchi solidi e piazziamoli sopra. Finito con questi, passiamo ai blocchi di sabbia e ripetiamo lo stesso identico procedimento. Perfetto, abbiamo quasi finito. Non ci resta che piazzare 2 blocchi temporanei fra la sabbia e piazzarci sopra una recinzione, che diventerà un semplice paletto. Ne dovremmo mettere 4. Stando attenti a piazzarli in corrispondenza ai blocchi di sabbia. Lasciamo quindi una riga libera e ripetiamo la cosa fra gli altri 2 blocchi di sabbia. Rompiamo quindi i blocchi temporanei. E passiamo a piazzare i nostri cactus. Fatto ciò, scendiamo a togliere anche i blocchi temporanei in basso. E adesso ci dedichiamo al sistema di raccolta. Per farlo, puntiamo al muro di fronte alle scale e creiamo una riga alto un blocco. Ci servirà per creare una piccola cascata. E per farlo, vi serviranno un totale di 11 secchi di acqua. Se non avete abbastanza secchi, vi consiglio di creare questa fonte di acqua infinita con soli 2 secchi d'acqua, così da poterli riempire e svuotare tutte le volte che volete. Svuotiamo quindi i primi 11 secchi di acqua su questo bordo, per creare la prima parte di flusso. E dovrebbe venirsi a creare in fondo un corridoio di 2 blocchi senza acqua. Rompiamolo scendendo di un blocco e svuotiamo gli ultimi 2 secchi d'acqua, creando questo ulteriore flusso. Scendiamo ancora di un blocco nei punti dove non è arrivata l'acqua. E completiamo la scala a pioli. Infine, piazziamo 2 casse in questa posizione. E colleghiamoci 2 tramogge dietro. Stando attenti ad accovacciarci ed a cliccare direttamente sulle casse. Colleghiamo una terza tramoggia alla cassa. E l'ultima dovrà essere invece collegata alla tramoggia stessa. Lo spazio non è molto,
Quindi, qualora questi collegamenti dovessero risultarvi scomodi, rompete momentaneamente le scalappioli e potrete lavorare più agilmente. Adesso i cactus in autonomia cadranno in acqua e verranno trasportate nelle tramogge per poi finire dentro questa cassa. Questa farm si può espandere molto semplicemente ed essendo sotterranea potete ingrandire quanto volete senza che vi rubi spazio. Dovrete semplicemente continuare a scavare il muro, piazzare altri cactus ed allungare il sistema di raccolta con altra acqua ed altre tramogge. Se opterete per una versione più estesa, vi consiglio di scendere un po' di più, perché in futuro potreste voler fare delle farm o delle costruzioni che hanno dei blocchi sottoterra, come in questo esempio. Io segno l'entrata con un cactus dentro ad un bel vasetto, e questo è tutto ciò che vedremo delle nostre farm. Adesso potrete anche dimenticarvene, e quando avrete bisogno di cactus vi basterà scendere ed andarli a prendere. Ed anche per questa farm è tutto. Alla prossima ragazzi, stay safe, stay bedrockers.